Daniela è un'attrice, ha una lunga gavetta alle spalle, è un'attrice di teatro, però negli ultimi anni l'abbiamo vista per due ruoli molto belli. Innanzitutto la voglio ricordare per Armida, perché è un successo per Daniela, è bellissimo averla vista in quel ruolo e soprattutto per quello che rappresenta il film portato a Venezia, Il Sindaco di Rione Sanità. E poi la voglio ricordare per La Dura, la Dura è bellissima. E naturalmente è arrivata a questo punto con tanti e tanti anni di gavetta di teatro alle spalle. E Daniela, ti saluto. Come Ciao stai? Ale, bene, bene. Daniela, io e te ci siamo già viste qualche mese fa in un'occasione più felice, ci siamo anche abbracciate. Adesso dobbiamo fare soltanto da lontano perché altrimenti ci arrestano, quindi non ci possiamo abbracciare. No, che viene De Luca con il lanciafiamme. Esatto. Daniela, io ti ho contattata perché ho letto un tuo post su Facebook e ho sentito il dispiacere e il dolore nelle tue parole, perché sono in un certo modo vicino alla tua categoria, non sono certamente un artista, però è un ambito che mi è molto affine, quindi mi rendo conto la difficoltà che tu abbia avvertito e la necessità appunto di scrivere quel post. Il mondo del teatro non è solo dell'attore che calca la scena e che ogni sera, ogni giorno mette in atto un personaggio, interpreta un ruolo. Alle spalle degli attori, degli artisti, c'è un team che lavora affinché quello che noi vediamo possa essere realizzato. E quindi ho accolto la tua perplessità, la tua necessità di esprimere questo disappunto e vorrei però che fossi tu a parlarcene. Vai, Daniela. Sì, allora innanzitutto grazie per questa possibilità che mi stai dando di esprimermi e di parlare di questa cosa che diciamo, sta molto a cuore a noi attori, ma credo un po' a tutti, perché in realtà la cultura viene un po' considerata come il di più della nostra società, ma invece la cultura è un qualcosa di fondamentale. Tutto quello che facciamo è basato sull'arte, sulla cultura. Chi di noi non ha il libro preferito, la canzone preferita, il film dove si rispecchia? Cioè, una vita senza arte sarebbe una vita infame, crudele. Se solo vogliamo pensare, se in un mese e mezzo di quarantena non fosse stato possibile vedere nulla di artistico, saremmo impazziti a stare in casa 24 ore su 24 senza svago. Senza una serie TV, Senza una serie senza TV, un un film, film, senza un senza libro, un senza uno libro, spettacolo senza teatrale da rivedere. esatto. Quindi si sarebbe veramente, saremmo impazziti. Esatto. Quindi diciamo, è una parte fondamentale del nostro paese e delle nostre vite ed è giusto che venga trattata. Che il settore artistico venga trattato allo stesso modo di un qualunque altro settore. Tu ti stai rifacendo a un post che ho pubblicato che riguarda una conferenza del ministro Franceschini, che è il nostro ministro della cultura. Ed era una conferenza dove venivano fatte una serie di proposte per fronteggiare questa crisi in ambito cultura, spettacolo, beni culturali. E praticamente si parlava di soldi stanziati per il nostro settore pari a 130 milioni di euro e sono dei soldi veramente ridicoli perché sono così pochi che non basterebbero a coprire nulla. Cioè, solo la perdita del settore cinematografico penso l'abbia quasi triplicati questi soldi, quindi è una cifra veramente irrisoria. E questo è uno dei tanti problemi. Il problema è che non ci sono fondi per poter sovvenzionare il nostro settore e quindi la perplessità e il dolore è questo: cinema e teatri chiusi fino a dicembre. E noi che cosa facciamo? Le centinaia di famiglie che vivono grazie
all'arte, allo spettacolo, ma non mi riferisco solo al mio settore, mi riferisco anche a quello dei musei, a quello dell'editoria. Come si fa a vivere fino a dicembre senza soldi, senza fondi? È una cosa improponibile. E la cosa, diciamo, il mio vuole essere più un appello verso tutti i miei colleghi. In questo momento, secondo me, è fondamentale unirsi. Noi purtroppo non abbiamo un registro di categoria, non abbiamo un registro che ci identifichi come attori, cioè non è, il nostro mestiere non è considerato alla pari di un altro mestiere, anche se lo è a tutti gli effetti. E quindi il mio appello è rivolto a tutti i miei colleghi di riunirci insieme, approfittare di questa grande crisi, usarla come un'opportunità per capire che è necessario fare un registro di categoria, perché quando ci sono queste situazioni complesse e complicate, è necessario avere dei rappresentanti che possano portare la nostra voce a chi di dovere. Quindi Daniela, la pandemia sicuramente finirà, perché finirà. Perché finirà. Voglio essere ottimista? Non lo sono di solito. Oggi voglio essere ottimista e voglio pensare che anche da questa pandemia ne uscirà qualcosa di buono. Sicuramente. Mi auguro che tra le cose positive che usciranno da questa pandemia ci sarà appunto finalmente un registro nel quale potrete essere iscritti, un registro dei buoni, un registro dei buoni. Io mi auguro davvero che si potrà trovare un modo per sostenere la cultura, perché senza la cultura tre quarti della nostra umanità non avrebbe senso di esistere, perché Infatti è tutta la così. nostra conoscenza si basa sulla cultura, il teatro. E quindi è necessario che esista. E voglio aggiungere un'altra cosa, questa è una cosa che però te la chiedo, ma dovrai essere tu a rispondermi. Nell'immaginario collettivo, l'attore è sempre una persona ricca. È bello l'immaginario collettivo, ci piace. Nell'immaginario collettivo. Purtroppo Invece. non è sempre così. Nel senso che sicuramente il teatro ti arricchisce tantissimo l'anima, però non ti rende ricco economicamente. È molto complesso come lavoro e molto spesso si confonde la notorietà con l'essere ricco, benestante, e poi le paghe sono strettamente legate ai ruoli che si interpretano. Quindi se c'è l'attore protagonista, ovvio che ha una paga superiore rispetto a Certo. un attore che fa un ruolo un po' più piccolo. Complementare, certo. Quindi, diciamo, è tutto legato al ruolo che si va ad interpretare. Ma nell'immaginario, sarebbe bello, l'immaginario collettivo siamo persone ricche e ci fa piacere. Allora Non è Daniela, così, io purtroppo ora non ti è così. saluto, però noi abbiamo soltanto lanciato questo piccolo appello affinché arrivi a tutti i tuoi colleghi. Poi avremo modo nei giorni prossimi di approfondire questo discorso, magari anche in compagnia di qualche altro tuo collega che ci vorrà sostenere in questo appello. Va Va bene, Daniela, io ti benissimo. ringrazio e ti Grazie a te. saluto. Grazie a Grazie, te. ciao. Ciao a tutti, ciao.